Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Solo grano e uova 100% italiane. La pasta di Camerino, sapori da ricordare. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Buonasera carissimi telespettatori, ben ritrovati qui negli studi di GoTV per una nuovissima puntata di Go Fashion. Nuova puntata di Go Fashion significa nuovo ospite in studio e qui con me c'è una bellissima ragazza che nella vita fa la fashion designer. Scopriremo tutto su di lei tra pochissimo durante l'intervista. Vado subito a presentarla, non voglio perdere tempo, lei è Ilaria Cerulla. Buonasera Ilaria. Buonasera. Come stai, tutto bene? Tutto bene, grazie. Benvenuta innanzitutto qui negli studi di GoTV. Sono felicissima di averti al mio fianco e vorrei subito partire per farti conoscere ai nostri telespettatori e capire di cosa ti occupi nella vita, perché tu sei una fashion designer, giusto? Giustissimo, esatto. Diciamo che questo amore per la moda è iniziato sin da piccola, poi dopo ho iniziato gli studi a Milano in fashion design appunto, con specializzazione in scarpe e accessori allo IED, e da lì poi ho iniziato a lavorare nel campo della moda, da sei anni in pratica sono nella moda. Quindi ti sei avvicinata a questo mondo ormai 6 anni fa, hai studiato per fare questo nella vita ed è un po' la tua passione anche tuttora, ma attualmente sì. Tu di cosa ti occupi? Attualmente lavoro per un brand di capispalla che ha sede in Toscana, un brand made in Italy che fa ovviamente un ottimo prodotto di qualità, perché sappiamo che il made in Italy è l'eccellenza per antonomasia. Non ha rivali. E io praticamente studio il prodotto dal disegno, quindi io faccio materialmente i disegni, fino a poi a fare la ricerca di tessuti, dei materiali, degli accessori, sino poi a passare alla prototipia e poi a passare al campionario. Quindi faccio anche lo sdifettamento. Quindi ti occupi di tantissime cose in realtà, non solo di una in particolare. Ma sì. Qual è il segreto per avere un lavoro come il tuo? Cioè, come si fa ad avere un lavoro come il tuo? Basta seguire un buon percorso di studi? È solo questo? Allora, non è solo studiare, nel senso che sì, è importantissimo sicuramente scegliere la scuola giusta per te. Io ho scelto lo IED, che è una delle migliori a livello anche internazionale. Ti forma per 3 anni, diciamo che ti distrugge per 3 anni perché non hai tempo neanche di respirare per quanto ti fanno studiare, però alla fine ti forma tanto e ti dà l'opportunità di fare poi lo stage, che è la cosa più importante per inserirsi nella moda. Nel mondo del lavoro, sì. Poi effettivamente, quindi sicuramente ci sono un po' di sforzi da fare, ma poi la chiave per il successo è la determinazione, sì. Credere in se stessi, in quello che si fa. È vero. Tu prima mi raccontavi un po' nel dietro le quinte che tu sei sarda, hai origini sarde, sì. Sei 100% sarda, quindi dalla Sardegna ti sei poi trasferita, esatto. In quella di Milano, giusto? Giusto, è stato tanto tempo fa, nel 2012, ancora non ci credo perché all'inizio è stata un po' dura, però alla fine mi sono adattata bene all'ambiente milanese, anche perché è un ambiente che ti stupisce ogni giorno. Tu puoi catturare, non lo so, un design di una pianta e prendere ispirazione per fare una stampa, per dirti, oppure puoi andare a qualsiasi mostra, mentre magari in Sardegna mi sentivo un po' più costretta in un ambiente un po' meno, diciamo, aperto. Quindi tu prendi così gli spunti, le idee, cioè ti guardi intorno, analizzi il contesto in cui vivi e prendi degli spunti per poi ricreare, fai delle creazioni alla fine, tutti gli effetti sei un artista. Sì, diciamo di sì, siamo una via di mezzo tra l'artista e la donna prodotto, perché alla fine devi fare un qualcosa che poi deve essere indossato, quindi sì, cerchi di esprimere la tua arte sempre pensando però a chi la indosserà, e quindi cerchi di pensare anche al tuo cliente finale. E poi ovviamente tenere d'occhio la concorrenza, me lo dicevi anche prima, è fondamentale, sì, perché bisogna capire
in quel momento, in questo momento storico, che cosa offre la concorrenza. Sì, infatti il prodotto deve essere contestualizzato nell'attualità, non puoi fare una cosa dell'Ottocento che poi non indosserà mai nessuno, quella sì è arte, mentre il fashion è qualcosa di diverso, è qualcosa che è attuale, contemporaneo, che piace ai giovani anche, perché no, certo, qualcosa sì, di cool. Sì. Quindi... Invece, tornando alle tue origini sarde, mi dicevi prima, mi raccontavi un po' anche della tua famiglia che in parte ti ha un po' ostacolato e invece poi anche molto sostenuta in questa tua passione. Sì. Ecco, non è stato facile sicuramente per loro e forse più che ostacolare erano dispiaciuti di vederti poi lontana, si può dire così, giusto? Sì, giusto. In effetti i miei genitori all'inizio non erano proprio d'accordo che io andassi a Milano, infatti ci è voluto un po' per convincerli. All'inizio, anzi ti dico, studiavo lettere moderne, che mi piaceva comunque, però non era proprio la mia passione come la moda, perché quando tu hai una passione è diverso il rapporto con la realtà, diciamo. Certo, sì. E poi invece ti hanno lasciato andare, hai preso il volo. Sì, sono andata via e non sono più felice di così, nel senso non potrei essere più felice di come sono adesso, in quanto mi sento realizzata nel mio lavoro, nonostante appunto ci siano comunque delle difficoltà, perché certo, il mondo del lavoro, soprattutto adesso con il Covid, con tutti i problemi che ci sono, è un po', insomma, difficile. Sì, è un po' difficile, un po' fermo, però comunque non bisogna demordere, bisogna puntare dritto ai propri obiettivi e prima o poi si raggiunge la vetta, diciamo. Ma se ti dicessero oggi, ma ci torneresti in Sardegna a vivere? Qual è la tua risposta? Allora, la mia risposta è magari in un futuro sì, potrei fare qualcosa anche lì, però per il momento la mia strada è qua e continuerò, qua. Sì. Oltre ad essere una fashion designer bravissima, questa bellissima ragazza è anche una fashion blogger a tutti gli effetti, perché ragazzi, se andate a spulciare il suo profilo Instagram, io l'ho già fatto, come mio solito, sono un po' una stalker, ecco, sono andata a vedere il tuo profilo Instagram e ho notato che posti un sacco di immagini relative ai tuoi outfit, quindi tu si può dire che dai dei consigli anche ai tuoi follower, pubblico magari prettamente femminile, ecco, per ricreare dei look alla moda, di tendenza, super fashion. Sì, è vero, mi piace. Sin da piccola avevo questa passione di fare gli outfit, però ovviamente non c'era Instagram, non c'era la materia prima, quindi mi potevo esprimere ma ero sola. Invece adesso che posso condividere le mie idee con i miei followers e magari dargli qualche consiglio, sono molto contenta di poterlo fare. Ma che cosa ti chiedono questi follower? Cioè, io sono curiosa di sapere anche che cosa ti scrivono. Cosa scrivono? Allora, le donne mi chiedono consigli sull'outfit, oppure mi chiedono magari dove ho comprato una determinata cosa. Molto spesso mi capita di indirizzarli a dei siti piuttosto che appunto al designer che appunto certo, che indosso, oppure mi chiedono abbinamenti di calzatura, borsa, di materiali, oppure magari mi chiedono ma secondo te per questa serata importante che abito potrei mettere? Per questa occasione, esatto, cosa posso indossare? Esatto. Quindi ti chiedono prevalentemente consigli. E gli uomini invece? Ma gli uomini fanno apprezzamenti più che altro, sai, gli uomini alla fine il fashion lo vedono da un altro punto di vista, secondo me, poi dipende dall'uomo, certo, perché ci sono anche uomini molto più attenti di altri, insomma. E un messaggio strano che hai ricevuto? Boh, così per farci due risate. Allora, il messaggio più strano, me ne racconto uno che non è uno dei più esagerati perché non mi va di andare. Lasciamo stare, esatto. Sì. Comunque, un ragazzo, l'anno scorso ho fatto una foto particolare con uno di quei nuovi capelli che si usano tipo alla pescatora. Sì, sai? Ho capito, quelli con esatto, la visiera un po' all'ingiù. Ecco. Esatto, che adesso vanno tantissimo, tra l'altro, ed era in pizzo. Ho fatto un outfit con questo cappello e mi ha scritto no, proprio questo non lo capisco, e io capisco che tu non lo capisca, però noi siamo donne. E... Sono uomini, sì, non tutti comprendono il fashion, la moda, lo stile attuale, esatto, quindi vabbè, le tue follower sicuramente avranno apprezzato. Sì, loro sì. E avranno ricreato il look. Esatto. Parlando di numeri invece, tu hai raggiunto quasi i 90.000 follower, quindi un numero pazzesco, super alto, ma secondo te tutti questi follower, quindi questa notorietà, da dove è arrivata? Ma secondo me proprio dal gusto delle immagini che io pubblico, perché sono sempre molto ricercate, infatti i miei look sono abbinati in base al contesto in cui mi trovo, tipo, non so, l'albergo, quindi una cosa un po' più chic, una cosa un po' più overdress, oppure comunque invece lo street style con la scarpa da tennis, la sneakers, che ora ci sta tantissimo. Esatto, quindi... poi con la situazione che c'è attualmente... Esatto.
tra virgolette, purtroppo siamo costretti anche a modificare un po' le nostre abitudini a livello di esatto. abbigliamento, look, e adesso infatti insomma vestirsi sì. street va molto va di sacco. Moda sì, 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 infatti anche perché sei spesso in casa, quindi tute, oversize, la comodità è la chiave praticamente ora, è giusto? È cambiata tantissimo la moda in questi anni, infatti prima non entrava neanche nelle passerelle lo street style, invece adesso lo troviamo proprio anche nei brand, sì, anche più alti, oltre vabbè Gucci che l'ha sempre fatto, però adesso parliamo anche di Valentino, questi brand sciccosi che invece propongono una variante più moderna. Bene ragazzi, voi continuate a seguirci perché adesso dobbiamo andare un pochettino in pubblicità, ma la nostra intervista con Ilaria va avanti, continua, ci racconterà anche cose un po' interessanti sulla sua vita, non solo lavorativa, quindi continuate a seguirci, noi ci vediamo tra poco sempre qui con Go Fashion. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Solo grano e uova 100% italiane. La pasta di Camerino, sapori da ricordare. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Eccoci di nuovo qui negli studi di GoTV dopo questa piccola pausa pubblicità, sono in compagnia di Ilaria Cerulla e per chi non ci avesse seguiti nel primo blocco di trasmissione, questa bellissima ragazza fa la fashion designer nella vita. Ci hai raccontato un po' di cosa ti occupi, ma io sono curiosa un po' di sapere anche nella tua sfera social come mai ti fai chiamare Yaya, perché su Instagram il tuo nome è questo, giusto? Giusto, allora no, questo nome ha una storia perché io da piccola mi facevo chiamare così, nel senso mia mamma da piccola mi chiamava Yaya e quindi è rimasto questo eco probabilmente dentro di me che poi ho voluto far vedere appunto ai miei followers, quindi questo è il motivo per cui io mi chiamo Yaya. Quindi questo vezzeggiativo che c'è in sì. realtà da quando sei piccola poi te lo sei portata avanti esatto. negli anni e ti è rimasto a cuore, ti è... Sì. Ti rappresenta sui social, infatti tutti sì. ti conoscono così come Yaya. È vero, sì. Invece nel primo blocco di trasmissione abbiamo parlato della tua insomma, vita lavorativa come fashion designer e quindi sono curiosa di sapere se tu hai lavorato a qualche progetto molto importante e a cui sei rimasta anche parecchio legata. Allora, sì, ho partecipato a un concorso nel 2018 con Vogue Talents in collaborazione con René Cauvilla, il famoso stilista di calzature, e mi sono posizionata seconda a questo concorso e ho avuto la possibilità di creare dei prototipi della mia collezione, infatti delle immagini che voi vedete scorrendo, alcune ecco, l'abbiamo viste anche prima, infatti delle immagini di questi prototipi che tu hai disegnato effettivamente. Esatto. Ed è una collezione diciamo che mi rappresenta a 360 gradi perché è una collezione molto romantica e molto seducente, ma anche diciamo abbastanza pop, anche come colori, come fantasia. Ecco, forse adesso sta arrivando sì. l'immagine. Questo per esempio è un accessorio ispirato ai colletti ottocenteschi e appunto c'era una collezione appunto basata sull'Ottocento. Ecco, sì, anche questo, sì, sì, sì. È un accessorio anche questo della scarpa, del tacco con e invece qui c'è un richiamo al mare, alla conchiglia, quindi ogni scarpa diciamo ha una sua storia. Il tacco invece riprende per esempio la shape della gamba del cavallo, quindi diciamo che ogni cosa ha un senso. Tutti diciamo. I dettagli sì, hanno sì. un significato particolare. Questa invece? Questa appunto è la linea più pop, più romantica.
forma di cuore. Sì, esatto. Sì. Che io le avevo viste in anticipo e mi ero innamorata di queste scarpe e anche di quelle nere con il colletto un po' ottocentesco, sì, che sono secondo me spaziali. Grazie. Bellissime davvero. Invece, oltre ai progetti a cui hai collaborato, ce n'è uno tra questi che ti è rimasto veramente a cuore, al quale sei particolarmente legata? Non so, magari il tuo primo progetto a tutti gli effetti? Sì, diciamo che i primi progetti sono stati ancora un po' quelli acerbi. L'ultimo, che è appunto quello che sto facendo adesso per Salco, è un progetto che mi sta tanto a cuore perché l'ho visto crescere negli anni. Allora, diciamo che questo brand ha una storicità, quindi era un progetto, io ho preso una materia che era ancora un po' arcaica, okay, poi pian piano l'ho resa un po' più moderna, come piace a me, quindi ho fatto dei piumini un po' più over, diciamo, ovviamente adesso le impunture sono più distanti, quindi sono delle cose, diciamo, delle forme un po' più moderne, sì, sì, e sì, questa cosa mi ha, diciamo, mi rappresenta tanto. E soprattutto il fatto che ho inserito dei ricami particolari, poi vabbè, poi vedrete le immagini, dei ricami sul piumino che si ispirano alla mia terra, alla Sardegna, ai ricami appunto dei tessuti sardi. Quindi c'è la tua impronta anche su questi, esatto, piumini, ho messo il mio imprinting. Le tue origini, sì, si possono percepire anche, sì, dal design di questi piumini. Sempre in tema lavorativo invece, un sogno nel cassetto che ti piacerebbe realizzare prima o poi nella vita? Beh, ovviamente il mio brand sarebbe il top. Creare nel senso una che tua sì, 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 sarebbe una collezione, però che è improntata più verso l'athleisure, perché ho notato che le tendenze vanno verso quella direzione, quindi più, come hai detto tu, il mondo casual che ecco, va... Spieghiamo a casa bene, sì, cosa significa, che magari non tutti sono ferrati con questi termini specifici, con questo lessico così forbito, quindi spieghiamo un attimo cosa, esatto, comprendono. Diciamo che il mondo sportivo, però... che trasmigra verso lo street style e quindi poi anche la, diciamo, l'haute couture, tra virgolette, nel sì, senso, sì, sì, perché lo vediamo anche per esempio sui brand importanti come Versace, che ora utilizza anche le felpe, i leggings, quindi queste cose, diciamo, che prima si utilizzavano solo, tra virgolette, in casa, oppure non ci si faceva neanche vedere con questi capi, adesso invece sono diventati un cap, esatto, un must. Dei must assolutamente. Quindi vorrei approfittare ora della tua presenza per avere qualche chicca, qualche consiglio da te sui look che quest'estate bisogna assolutamente ricreare, sia per l'uomo che per la donna, se puoi, esatto, dirci un po' qualcosina sulle mode e le tendenze estive. Allora, sicuramente il crop top sarà una dei must da avere, sicuramente qualcuno di voi ce l'ha già nell'armadio. Certo, penso tutte le ragazze. E lo abbiamo visto anche nelle sfilate di Versace, dietro, di Jacquemus, quindi abbiamo visto anche nell'alta moda. Proposte quindi, riproposte. Esatto. Poi abbiamo, molto importante da sottolineare, la giacca oversize, quindi tutte queste giacche, anche la tua è un po'... Tipo quella che sto, esatto, indossando io ora. Esatto, quindi le vedremo tantissimo. Poi i vestitini color pastello, come per esempio Zimmerman, quindi con magari dei richiami bucolici, romantici, perché c'è un ritorno comunque alla terra. E poi anche le borse soft, che già si usavano dall'anno scorso, però stanno ricontinuando anche quest'anno. Le rivedremo, esatto, ancora. E poi kitten heel, quindi il tacchetto basso, sarebbe dai 3 ai 5 centimetri, che può essere utilizzato in qualsiasi momento. Quindi dalla serata, esatto, invece all'occasione un po' più da giorno, cioè può essere riproposto veramente, è un passepartout, dicevamo, esatto, un passepartout, anche prima, può essere riproposto sempre. Passiamo ora alla vita un pochettino più privata. Ho letto sulla tua biografia di Instagram una frase che mi è piaciuta particolarmente: sii sempre te stessa e non sbaglierai mai. Ma come mai questa frase? È il tuo motto? Sì, è il mio motto, perché ho sempre fatto così nella mia vita e non ho sbagliato mai, nel senso che sì, ho fatto degli errori, però sempre con la mia testa, perché quando invece qualcuno ti, per esempio, come ti ho detto, nel mio passato in Sardegna non volevano che venissi a, certo, Milano, che ti invece, allontanassi. Esatto, che mi allontanassi, ma anche gli amici mi dicevano: ma cosa ci vuoi fare a Milano? Mentre io avevo il mio obiettivo era fare il lavoro della moda, appunto fare la fashion designer. Quindi se tu sbagli, ok, con la tua testa è un conto, se però ti fai condizionare dall'ambiente è molto importante non farsi condizionare dagli altri. Essere un po' testardi, un po', esatto, determinati.
Quindi questo è un consiglio anche che dai magari ai giovani che vogliono inseguire i propri obiettivi, i propri sogni. E forse questo ti rappresenta particolarmente anche perché so che tu sei del Capricorno come segno. Sì, esatto. Quindi è anche una caratteristica del tuo segno zodiacale. Un po' anche di oroscopo questa sera. Quindi essere determinati, essere testardi nella vita premia. Ma so anche, sempre sbirciando le tue bellissime foto, che sei un'appassionata di motori, perché ho visto degli scatti pazzeschi su alcune fast car di lusso, bellissime. Ma questa passione per i motori quando è nata? Allora, diciamo che è nata pochi anni fa, perché prima non approcciavo all'argomento, mentre ultimamente mi stanno appassionando anche per i loro design, ovviamente made in Italy, quindi mi piacciono le linee, le forme, poi mi piace che ogni brand, per esempio Ferrari, viene riconosciuto con un colore particolare, il rosso Ferrari, la Lamborghini col giallo della Lamborghini, quindi mi piace questa caratterizzazione del brand con un colore, come anche viene nella moda la stessa cosa, certo. Per esempio anche il rosso Valentino è un rosso specifico, oppure il grigio di Armani è un grigio specifico, quindi è la stessa cosa, però è trasfigurata nel design dell'auto. Quindi forse la tua passione per i motori è nata anche grazie alla passione che hai per il fashion. Sì, esatto, è tutto collegato. Esatto. Invece, qualche progettino che hai in mente sempre in campo lavorativo, che vuoi sviluppare, magari non solo legato al fashion design che fai nella vita, insomma, come influencer, non so se hai qualche obiettivo, progetto imminente che ci puoi raccontare. Mi piacerebbe creare un blog, adesso ho qualche idea, devo ancora buttare giù qualcosa, però c'è diciamo embrionale un'idea di fare un blog appunto mirato sulla moda, perché io insomma sono una specialista, perché non condividere le mie idee anche con gli infatti, altri? Infatti secondo me poi tante volte ormai le influencer in generale danno consigli sul fashion anche se non hanno un titolo specifico nell'ambito della moda, quindi sai, avere invece dei consigli da un esperto nel settore è tutta un'altra cosa, secondo me, ha un altro valore sicuramente, perché sai anche quello che c'è dietro ad un trend, appunto ad una moda che c'è in corso, quindi secondo me è un valore aggiunto che potresti dare a questo tuo blog, sfruttare le tue competenze e ovviamente sfruttare anche il pubblico che hai, perché comunque 90.000 follower sono un bel pubblico. Grazie. Invece, ho una curiosità, mi piace riempirti di domande perché ovviamente vogliamo farti conoscere e vogliamo che il pubblico capisca molto di te. La moda negli anni sappiamo che è cambiata parecchio, continua a cambiare e soprattutto in questo periodo, l'abbiamo detto anche nel primo blocco di trasmissione, è colpita dalla pandemia che chiaramente ha colpito tutto il mondo. Come vedi la moda e il cambiamento anche della moda negli anni, magari da qui a 10 anni, secondo te come sarà? La moda si sta già evolvendo da un po', perché come abbiamo detto prima, lo sport è stato inserito in maniera brutale nella moda e va tantissimo, quindi penso che ci sarà appunto una continuazione di questo ritorno allo sport nella moda e quindi nell'alta moda, nei brand più, diciamo, più famosi, quindi i brand detteranno legge, detterando il trend importante della moda e poi ovviamente ci sarà possibilità anche per i giovani, diciamo per le persone talentuose, di emergere tramite i social, tramite il digital e l'e-commerce, perché adesso diciamoci la verità, con la storia del Covid tutti stanno comprando più che altro online e quindi la gente si sta imparando a comprare online. Sì, ci siamo adattati alla situazione, chiaramente non si può uscire, magari non si può andare a fare shopping, lo facciamo online, ci passa il tempo, ci divertiamo, abbiamo anche qualcosina di nuovo da indossare poi. Anche se le occasioni sono ancora poche, però togliamoci qualche sfizio, giustamente. Quindi secondo te poi si evolverà tanto anche sul web? Sì, soprattutto la vendita poi sarà... Adesso per esempio secondo me, poi ovviamente è una mia opinione, gli showroom scenderanno un bel po' per poi diventare tutto digital. Magari in 3D, voglio dire, uno potrà vedere un capo in 3D già e non avrà bisogno di andare in showroom, anche se è una cosa un po' brutta, nel senso che... Perché poi vedere dal vivo ha tutto un altro effetto, però sicuramente anche per tempistiche o luoghi diversi sarebbe assolutamente perfetto riuscire a comunicare a distanza, vedere un capo a distanza in 3D, ovviamente non si ha la stessa resa e lo stesso effetto che vedendolo dal vivo, però chiaramente
Sicuramente si potrà evolvere anche in questo lato. Bene, ragazzi, noi siamo arrivati al termine di questa puntata. È stata molto interessante. Ilaria, grazie per essere venuta qui in studio con me. Grazie. E spero di rivederti presto qui per un'altra puntata di Go Fashion. Grazie. Quindi volentieri. Grazie ancora. Voi ragazzi, continuate a seguire queste frequenze e ci vediamo la prossima settimana per un altro appuntamento. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Solo grano e uova 100% italiane. La pasta di Camerino, sapori da ricordare. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it.